Atletico Madrid, sì, ragazzi, sorteggio perfetto, sorteggio perfetto. E non prendetemi per arrogante, non prendetemi per scemo, ascoltate, perché vedo che qualcuno, non la mia utenza, ha lo zoccolo duro e spesso legge il titolo e poi giustamente commenta senza ascoltare il video. Che significa che l'Atletico Madrid è perfetto? Nel processo di crescita di una squadra che non può fare affidamento sul calciomercato, quindi deve fare affidamento sulla progettualità, sui parametri zero, su continuare il progetto negli anni con un allenatore che a noi non capita quasi mai, che già da 3 anni, al terzo anno all'Inter, e sicuramente rimarrà anche il quarto anno, se non il quinto. Una squadra che non può puntare su una presidenza che caccia i soldi ogni anno, non è che deve comprare Mbappé, ma almeno possa mettere per il mercato 50 milioncini del cazzo, non ce l'abbiamo. Quindi l'Atletico Madrid è perfetto, perché in questo processo di crescita basata sul lavoro, basata sull'affinità dei giocatori, sul gruppo, sull'ambiente, sul cementare, i rapporti. Staff, dirigenza, giocatori, tifosi, perché siamo importantissimi. L'Atletico Madrid è perfetto perché è superiore all'Inter come squadra. Se andiamo ad analizzare gli ultimi 10 anni di calcio europeo, ha fatto, se non sbaglio, 4 finali tra Europa League e Champions League, se non 5. Quindi, negli ultimi 10 anni è più forte di noi, è più blasonato di noi, ha vinto più di noi. Indi per cui nel processo di crescita è un avversario superiore a noi che ci può lasciare qualcosa, ci può insegnare ad affrontare le grandi top club europei, però non è fortissimo come il Real Madrid, non è fortissimo come il Manchester City, non è fortissimo come il Bayern Monaco. Quindi avversario perfetto. O vinci o impari. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, stop, condividete il video, non ho altro da aggiungere, vi ho spiegato.